sabato, dalla sua contentezza potete capire che siamo a Gardaland. E niente, 2 ore di strada, c'era un po' di traffico e oggi ci gardalandiamo. Io non mi ricordo di essere mai venuto, forse da bambino, ma boh, vabbè, vedremo, vedremo. Non faremo tutto, non faremo tante cose, a me le giostre non piacciono più di tanto, da ragazzino si andavo di brutto ovunque, ora un po' meno. Niente, lei è contenta? Ci divertiamo, te lo giuro, quella che giuro. Ha paura anche di salire i ponti. Ci divertiamo da morire. Cos'è? La canzone. E non c'è come un missile. Vai, ma chi l'ha detto che non è possibile? Dove parti? Ovviamente ci hanno fermato, mini, vabbè, per quiz, ci hanno fatto aprire lo zaino a lei, io ho il mio marsupio e basta, sì vabbè, e niente, non solo a noi però. Poi io che volevo andare da Peppa Pig, lei non vuole, è vestita anche di rosa, ma comunque questa maglietta raga l'ho comprata anch'io ieri, guardate che faica, il dietro è bello soprattutto, sì vabbè non stare a togliere. No, io non l'ho messa oggi perché non volevo insozzarla, che è nuova. E anche le scarpe nuove che ho comprato ieri non volevo metterle oggi qua, che le distruggevo, le insozzavo, sono anche bianche, quindi. Che è la maglietta e le scarpe che vi ho fatto vedere, appunto, che avete visto nell'ultimo video e che comunque le vedrete. Anche caldissimi, ho cioè i jeans semplicemente perché da lei avevo i, oddio, avevo i pantaloncini quelli merdosi che perdo tutto dalle tasche, quindi ho detto mettiamo i jeans che almeno se metto roba in tasca non perdo niente. Qua vuoi andare, no? Qua è questa qua, tra l'altro, se la vuoi fare. Ufo. Vedete la mia faccia scoglionata? Perché solo per già per quella che vi ho fatto vedere poco fa sono più di 80 minuti di coda. Io, cioè zero, se non venivo qua per lei, manco se mi pagano, vengo in posti dove devi aspettare così tanto per qualcosa, in piedi sotto il sole, no, zero, non fa proprio per me. Però, vabbè, niente, bisognerà aspettare per forza. Anche perché mi ha detto lei che prima per il Covid avevano messo il robo che tipo prenotavi la giostra, poi te ne potevi stare in giro e quindi non dovevi aspettare in piedi lì in fila, invece adesso da quello che è l'hanno tolto e quindi uno deve stare in piedi sotto il sole. Pizzettina, acquette tè e niente, qua si muore dal caldo e poi bisognerà mettersi in coda per fare qualcosa, però siamo venuti qua per niente. Ragazzi, 90 minuti d'attesa. Non magari almeno qua siamo coperti un minimo, ma si collassa dal caldo. Occhio alla schiena, Thank you.
in una un po' più alta e poi l'ultima che è altissima. A piacere. Ma tutta così però. Cioè non è. Non dà vuoti. Un mal di testa per il sole. Ti dà vuoti? No, non dà vuoti questa. La faccio per quello. Adrenalinica ma senza vuoti. Adesso è dalla tua parte. Però ti ho lasciato quella meno brutta da vuoto. Questa è l'ultima, la peggiore. Ottimo. Peggiore per modo di dire, non fa paura. Ti senti free proprio. No, mi sento 2 ore e mezza di fila per 5 minuti di pianghi. Dai, bellissima. È la mia preferita. Perché fermi sotto il sole? Dobbiamo aspettare che carichino gli altri. Ho un mal di testa. Già ce l'avevo prima per il sole, adesso qua mi si è mosso il cervello. Io voglio vedere come sono uscito. Guarda io. Se faccio a vivere lì. Voglio il mammut. Niente raga, è stata carina la foto. La cosa che mi piace di più è stata la foto alla fine, cioè, ti giuro l'avrei presa solo per quello, guarda. Mal di testa già da prima, adesso con le curve fast, c'ho il cervello appiccicato da me. Allora, 3, 2, 1. Questa giostra qua è finita su D-Max. Sì, ma adesso voglio vedere quando arrivano qua io. Sì, adesso arrivo. Aspetta però, qua c'è tutta la famiglia. Aspettiamo ragazzi, voglio vedere che si spiccicano qua giù. Le tazzine sicuro non hanno coda. No, vanno sulle tazzine. Sì, così. Sono brutte anche quelle. Così cago direttamente sulle tazzine ragazzi. Io vorrei tanto andare a Jumanji, se vuoi Jumanji lo prendiamo il saltacoda. Non è quella che abbiamo visto che si entra a piedi e poi dopo sali anche su una roba? Forse. Sì, non lo so. So che non è adrenalina, non ha montagna russa dentro. Vediamo. Vuoi fare una foto con Po? No, non lo so, forse, vediamo. C'è troppa gente. 70 minuti questa e Jumanji era più di 150, che poi è di più visto che anche di là diceva 90 e poi ce l'abbiamo messo più di 2 ore e mezza. Veloci di così non posso andare. Aspettarli qua? Aspettiamoli qua, adesso arrivano. Qua c'è il vortice. Ma che belli questi trenini, belli rilassanti, panoramici. Grazie.
ragazzi, birrone con anche bicchierino, con l'appendicollo, questo è fighissimo, il suo è fighissimo, infatti ne voglio uno anche di quelli lì, ma perché si chiude, quindi poi me lo uso a casa anche per altre robe. Ragazzi, che figata, starei qua tutto il giorno, poi col caldo che fa mi butterei dentro all'acqua. C'era qua sotto, com'è che si chiama? I corsari, che è tipo una barchetta che stai sottoterra, immerso nell'acqua, e ci fanno fare tutto un giro panoramico sottoterra. Però è chiuso perché la stanno rinnovando ed è chiuso fino a fine stagione. Le cose che ti arrivano addosso, le rocce che cadono. I proiettori ti lanciano le cose in faccia e ti picchiano a pugni. Forse mi avevi fatto vedere un video. Ci sono anche i pezzi proprio veri e propri che vengono giù, però non ti cadono addosso, si fermano prima. E niente, vabbè. Però è chiuso per rinnovo fino al prossimo anno almeno. Ragazzi, c'è il T-Rex Taurante. Nome 100 punti solo per il nome. Di qua, no? Voglio entrare di qua io? Scusa, eh. Entriamo da l'entrata più bella. Wow! Entrata bella era wow. Vedi quelli lì? Lì dentro mettono, ci sono tutti i LED blu. Sì, tipo la roba da ricercare, sì. Ce l'ho a casa. Abbastanza fatta bruttina. Ce l'ho a casa. Sì, ma la faccio meglio con Photoshop e non lo pago 5 euro. Okay, ragazzuoli, alla fine abbiamo preso il saltacoda. Abbiamo scelto però, ne abbiamo presi tre singoli perché ci sono le varie opzioni, quelle da 50 euro, quelle da 30 euro, quello da 100 euro, quello da 55. Però in alcuni ci sono alcune attrazioni ed altre no. E in quelli ovviamente col prezzo più basso non ci sono quelle più belle che volevamo fare noi, e quindi abbiamo fatto tre attrazioni pagate singole 30 euro per quelle, poi va in base ad ogni attrazione, ovviamente quelle più belle costano di più il singolo, pensavo arrivasse un trenino io. E niente, adesso andiamo a Jumanji, che è quello nuovo, che c'è un botto di fila. Facciamo solo 9 minuti. Noi 9 minuti di coda, invece gli altri che non hanno preso il coso, c'era, vabbè, prima 150, adesso non lo so, ce n'era comunque tanto. E comunque è sempre di più di quello che c'è scritto. Ok ragazzi, entriamo un attimo qui perché abbiamo attivato il coda, il codice, per entrare prima, però ci è venuto fuori che bisogna aspettare 22 minuti, però almeno non dobbiamo stare in fila, appena ci arriva il codice tra tipo 20 minuti entriamo subito sparati senza dover stare sotto al sole in fila a romperci i coglioni. Sono un idiota io con sto coso della birra. Guarda io il mio. Sì, ma è proprio carino. Fine ciambellina presa, ragazzi, è alla cheesecake, mamma mia. Nostra volta per entrare in Jumanji, stiamo girando con questo bicchiere attaccato come un idiota, però me lo tengo perché è carino, cosa di bello. E adesso entriamo là, andiamo, corri. È acceso. Oh, scusate ragazzi, primo giorno di stage. Come sapete, ogni giocatore ha solo 3 vite nel gioco. Abbiamo preso uno che assomiglia un pochettino a quello. Perché? Porca troia! Madonna!
che figo! Quanto cazzo, quanto bene! Bellissimo! Io voglio andare via! Sei calma! Davvero figo e fatto bene. Cappellino. Cappellino voglio provare. Io voglio sì. Questo me lo piglierei, io che uso. Ci metti anche l'acqua qua, guarda che figo. Figa, 22 euro. Sai cosa non mi piace? Il brillantinato. Non so mettermi un cappello, ragazzi, ma è strettissimo. Non so mettermi un cappello. Cioè è carino, ma è monospalla, è monospalla e qualità materiale, ragazzi, proprio iper scadente per 25 euro. Ma guarda che questo, se ci metti più peso di un portafoglio si rompe. Perché la gente alza le braccia quando scende dalle discese? Ma bagnano pure noi, c'ha la bottiglia, ma che l'hanno strappato tutta la cazzo. Siamo sopra, abbiamo qualcuno che non conosciamo, ce l'hanno messo qui. E niente, già tutto bagnato qua. Qua che l'altro era molto peggio dove eravamo sopra prima. Ma multe? Ma sì. No, questa ti dà il vuoto. Ma qua sei sulla quetta. Oh, tutta l'acqua no! Aspetta, tutta l'acqua. Pronti? 3, 2, 1, questa non fa paura. Ha fatto la foto anche. Eccoli, via. Ovviamente l'ha cascata la giù. Almeno c'è fresco. C'è fresco, si sta bene, dai, starei qua tutto il giorno. Ricordare che la. È più qua. No, mi sto tenendo qua. Uno. Viene preso ogni cazzo di volta. Via. Bello, questo è bello. Un po' lavato, però bello. No, mi piacerà. Poca gente, no? C'era solo uno. Basta pochissimo. Già finito. Bella? Bello. È carina, vero? Sì. La seconda è sprint, la prima non è niente. Sono cortissimi. E adesso facciamo fuga dall'Atlantide che è finito. Bomba. Ma io guarda. Stiamo andando? La fuga dall'Atlantide. Fuga dall'Atlantide. Con la schiena distrutta, abbiamo passato mezz'ora e passa per cercare di risolvere un problema con i biglietti, quelli per saltare la fila, perché si erano incartati e uno ci risultava usato anche se non era vero. E sono stati più di mezz'ora veramente in piedi, fermi ad aspettare che questa scriveva per messaggio a chi di dovere per farci sbloccare. C'ho la schiena devastata, c'ho veramente male. Sembra che c'hai un bong lì per terra, ti giuro. Non mi faccio male. Mi è arrivato ben passo completamente in testa la metà parte. Non mi togliere la mano, baby. Non me ne sono accorto. Stringimi il cuore. Ma perché non mi sto tenendo io? Ma quanto è gigante. Un sedile, mi piace, ho la schiena devastata. Se più così mi sembra di fare la salita di casa mia con la macchina, porca troia. Adesso va più veloce, adesso prende un po' di velocità. E drifta, senti. Senti, è un disco.
con le gambe. Ora ci sgancia. Senti che va molto più veloce. Sì. Non mi sono lavato adesso. Bello, bello, c'è stato però veramente veloce, troppo fast. Arrivati, arrivati. Niente, all'alba delle 8:30 passate, che babbino. Si è riempita la memoria dell'Insta360 con 2 con quella con cui faccio video, infatti mi girano i coglioni. Adesso qua c'ho la luce dietro, non so cosa vedrete. E niente, mangiamo e poi vediamo. Notte ragazzi, se non è troppo stabile il video, ma sto usando il mio telefono. Mi si è preso funghi allucinogeni qua. Proprio questa musica malatissima. Sono passati 2 giorni da Gardaland, anzi un giorno, però quando siamo usciti era buio, quindi non ho fatto video chiusura, mi è venuto in mente adesso che in realtà sono in un altro posto fantastico, ma lo vedrete in settimana nuova, il video di oggi. Volevo fare, chiusura qua di Gardaland. Cosa penso di Gardaland? Allora, è un posto di merda, no? Nel senso, allora, non è brutto come posto, non fa per me, io sono più da altri posti, tipo questo qua di oggi, o di altri tipi di avventure. Costosino, sì, però va bene, 50 euro, 55, quello che è con le tasse, uno ci può fare tantissime giostre. L'unico problema è che le giostre hanno dai 90 ai 150 minuti di attesa, che comunque poi diventano anche di più. Ed è troppo, troppo, anche perché sei sotto al sole cocente, in alcuni, anzi in uno o due forse c'è la tettoia dove puoi ripararti un minimo, ma sei schiacciato in mezzo alla gente, troppo, troppo per il biglietto e poi per fare tutte quelle ore, in quelle ore non riesci a fare tutte le giostre, tutte le attrazioni ovviamente perché devi aspettare un botto, e furbamente loro vendono anche saltacoda, e saltacoda costano 90 euro quello di tutto compreso. No, non sono in realtà neanche tutti. Penso di sì, penso ci siano tutti con 90 euro, penso ci siano tutti. C'erano anche quelli da 30, da 50, da 55 che hanno però ovviamente diverse attrazioni, ovviamente non le più belle perché sono furbi nuovamente, a quindi persona. Magari prendi sì a persona, ovviamente. E quindi già anche se prendi quello da 90 euro più 55 euro di entrate, eccetera, cioè per saltare la coda, ok, salti la coda. Ci sta, ti fai tante attrazioni, non riesci comunque a fare 20 giri su ogni attrazione, magari, però riesci un po' a farle tutte, però troppo, troppo, troppo costoso per quello che è. Poi per come sono io, da ragazzino andavo sulle giostre, adesso non è più il mio genere di cose, preferisco fare altre cose, preferisco andare in montagna, andare in canoa, fare qualsiasi altra roba, ma le giostre non sono più il mio forte. A lei piacciono di più. Mi sono comunque divertito su quelle poche che ho fatto, ovviamente non quelle super paurose, ma anche perché da ragazzino ci andavo, adesso non ci andrei neanche su quelle, sinceramente. Non è il mio posto. A chi piace, ovviamente, uno può consigliare di andarci, però ripeto, secondo me è troppi soldi, soprattutto siete costretti a pagare anche il saltacoda. Se no potete prendere singolarmente solo per le giostre che volete fare e costano magari dai 5 ai 10 euro, quello singolo. Quello ovviamente le giostre migliori costano. Le giostre, le attrazioni migliori costano comunque 10 euro il saltacoda, quindi se già ne fate 3 o 4 già superate i 30-40 euro e quindi arrivate, potete prendere quello da 50, ma come detto quello da 50 non comprende magari le giostre migliori che sono quelle
più nuove o più belle. Gli anni scorsi a Gardaland si usava il quota. Sì, che era un saltacoda, ma perché l'hanno messo appunto per il COVID. In coda per il COVID. Tramite l'applicazione non stavi schiacciato tra le persone, non dovevi aspettare 120 minuti fermo, ma potevi stare in giro nel parco, andare a mangiare. Ed era stato fatto apposta per il COVID, però, ragazzi. Hanno sbagliato a togliere. No, non hanno sbagliato, che l'hanno messo per forza perché sennò il parco dovevano chiudere per il COVID. Invece, facendo così, la gente non doveva stare in fila. Una volta no, perché questa ci guadagno, sai quanto ci guadagno? Abbiamo pagato ovvio. Noi alla fine, abbiamo saltato, abbiamo preso tre saltacoda, 30 euro a testa, e sì, chi prende 55 guadagno, ma però è ovvio ci vuole che anche una questione di testa, cioè secondo me lo so, però sì, sbatti per me è un no forte, divertente, ma secondo me ci si può divertire in mille altri modi, però per me io non credo ci andrò più. E non è il mio genere, c'è già stata tante volte, c'era anche il saltacoda, il quota, quella roba lì per il COVID eccetera, però per me è proprio un no, non ne vale la pena, ma ripeto, va a gusti ragazzi, per me non è così. Taglio qua perché ho parlato troppissimo solo per la chiusura, ma ci tenevo a dare la mia impressione su quello che è. Niente ragazzi, bella, spero vi sia piaciuto anche il video di Gardaland, e niente, un saluto, ciao ciao.